La leggenda del pianista sull'oceano è un film del 1998, scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, adattamento del monologo teatrale Novecento di Alessandro Baricco. Siamo in Inghilterra, secondo dopoguerra. Max Tooney, un trombettista che ha lavorato sul Virginian, un transatlantico che partiva dall'Europa per giungere negli Stati Uniti, entra in un negozio di dischi e strumenti musicali per vendere la sua amata vecchia tromba. Ma prima di separarsene, la suona per l'ultima volta. Il negoziante, ascoltandolo, riconosce la melodia di un brano registrato su una vecchia matrice discografica da lui ritrovata. Max rivela che il brano è l'unico mai inciso da quello che fu il suo migliore amico pianista, Danny Woodman, TD Lemon 900. La storia inizia il 1 gennaio 1900, quando Danny Woodman, un fuochista del Virginian, trova un neonato abbandonato in una cassetta di limoni e decide di allevarlo. Danny lo battezza con il proprio nome, aggiungendo la scritta presente sulla cassetta in cui lo ha trovato, TD Lemon, ed il nome del secolo appena iniziato, Novecento. Danny alleva Novecento in segreto, per impedire che venga portato in orfanotrofio. Il bambino vive così i primi anni della sua infanzia nella sala macchine della nave. Quando Danny muore, il comandante Smith richiede che il bambino venga affidato ad un orfanotrofio. Novecento, però, riesce a nascondersi e a sfuggire a questo destino. Solo dopo diversi giorni ricompare in prima classe suonando il pianoforte con sorprendente bravura. Con il passare del tempo, Novecento continua ad eseguire brani molto difficili da lui ideati in modo totalmente spontaneo, diventando così il pianista del Virginian. Anni dopo, senza essere mai sceso dalla nave, conosce Max, il nuovo trombettista di bordo, con il quale stringerà una solida amicizia. La notizia del talento di Novecento si diffonde a tal punto che il celebre pianista Jelly Roll Morton, il presunto inventore del jazz, incapace di accettare il fatto che qualcuno sappia suonare meglio di lui, decide di imbarcarsi sulla nave e di sfidare il protagonista in un duello musicale. Novecento suona un brano talmente complesso e veloce da battere ed umiliare Morton. Max tenta senza successo di convincere l'amico a scendere dalla nave per far conoscere al mondo il suo innato talento. Perfino un discografico fa realizzare una sala di registrazione sulla nave per incidere la matrice vista all'inizio film, che contiene il brano eseguito da Novecento, mentre vedeva dal finestrino una passeggera di cui si era innamorato. Novecento tenta di regalare alla ragazza il disco, ma non riuscendoci e provato dalla delusione d'amore, distrugge la registrazione. Una sera, Novecento annuncia a Max l'intenzione di scendere dalla nave per vedere il mare dalla terraferma, ma Max capisce che in realtà l'amico vuole ritrovare la ragazza amata. Il giorno dopo, il pianista si appresta a scendere, ma mentre percorre la passerella di sbarco, si ferma a metà e risale sulla nave. Nel 1933, Max lascia il lavoro sul Virginian per andare a cercare fortuna altrove, benché triste nel doversi allontanare dall'amico. Tornando al presente, dopo che il negoziante aveva detto di aver trovato il disco all'interno di uno dei pianoforti recuperati dal Virginian, ormai in disarmo e prossimo a essere demolito con la dinamite, Max si reca al relitto della nave, insistendo per salire a bordo, certo di ritrovarvi Novecento. Dopo alcune ricerche, i due finalmente si incontrano di nuovo. Max tenta per l'ultima volta di convincere l'amico a scendere e ricominciare a fare musica insieme a lui, ma Novecento, terrorizzato dal fatto che il mondo non è limitato come la tastiera di un pianoforte o gli spazi di bordo di una nave, preferisce morire saltando in aria con la nave. Max ritorna al negozio di strumenti musicali, dove rivela all'anziano gestore che era stato lui a nascondere i pezzi del disco di Novecento nel pianoforte. Il negoziante, commosso, gli restituisce la sua tromba senza pretendere di riavere i soldi con cui gliel'aveva pagata. La leggenda del pianista sull'oceano è una trasposizione che si può definire molto fedele all'opera di Baricco. Tuttavia, il regista Giuseppe Tornatore ha dovuto necessariamente apportare alcuni cambiamenti dal momento che il monologo di partenza è più breve e più asciutto rispetto al film. Il più evidente è il modo di rapportarsi al pubblico. Nel testo di Baricco è il trombettista che racconta direttamente al pubblico la storia di Novecento
Nel film, invece, il trombettista racconta la storia a un personaggio creato appositamente, il commerciante di strumenti musicali. Il regista intreccia con il montaggio le parole del trombettista e le scene di vita di Novecento. Altro elemento che manca nel monologo di Baricco è la storia d'amore che porterà il protagonista del film a valutare l'ipotesi di scendere dalla nave. L'idea del regista di aggiungere la storia d'amore, da una parte, è un'aggiunta che al cinema funziona, dall'altra permette una maggiore empatia da parte del pubblico nel comprendere la decisione di Novecento di rimanere sulla nave. Ciò che ha contribuito a dare un'anima musicale alla storia è stata la colonna sonora composta dal maestro premio Oscar Ennio Morricone, che insieme alla regia del maestro Giuseppe Tornatore hanno reso il film celebre a livello internazionale, ricevendo numerosissimi premi.